Benvenuti alla rubrica Domanda Risponde. Parleremo oggi di un tema di estrema attualità, relatori di circoli di istituto terza fascia ATA, proprio in vista della presentazione della domanda per inserirsi o confermare o aggiornare nei relatori di circolo istituto di terza fascia ATA. Domanda che potrà essere presentata dal 22 di marzo fino al 22 di aprile. Andiamo alla prima domanda. Il servizio come docente in una scuola non statale paritaria svolto durante il periodo di cassa integrazione è valutabile per le graduatorie di circolo istituto terza fascia ATA? Sì, anche se questa situazione non è contemplata in alcuna norma specifica di riferimento, si può far valutare questo punteggio. Si tratta comunque di altro servizio prestato in una scuola non statale e vale metà punteggio rispetto ad altro servizio prestato nelle scuole statali. Rispondiamo a una seconda domanda. L'aver svolto il ruolo di consigliere comunale per un'intera legislatura può essere valutato come servizio prestato alle dipendenze dell'ente locale? Essere consigliere comunale oppure assessore, comunque ricoprire un incarico politico in un ente locale, non significa prestare servizio alle dipendenze dell'ente locale. Quindi la funzione politica del consigliere comunale non può essere assimilato al servizio prestato alle dipendenze del comune, per cui non spetta alcun punteggio. Andiamo alla terza e ultima domanda in riferimento a questo tema. Ero inserito nel triennio precedente nelle graduatorie di terza fascia ATA di Torino. Cosa devo fare per confermare la mia situazione, aggiungere un nuovo profilo e cambiare provincia? Per cambiare provincia è molto semplice, basta scegliere provincia diversa nella compilazione telematica e poi indicare le scuole fino a un massimo di 30, sempre della medesima provincia, specificando anche in quale provincia si era inseriti nel triennio precedente. Per confermare i profili già richiesti nel triennio precedente basta optare per la conferma, mentre per inserire un nuovo profilo bisogna inserire la domanda di nuovo inserimento per questo specifico profilo. Speriamo che queste risposte siano utili ai nostri telespettatori, seguiteci nei nostri social Facebook e YouTube e alla prossima settimana. Arrivederci a tutti.